tutti da me, da Mia, che cerca di baciare tutti, a tutti i costi il nuovo arrivato che sta qui sotto. Lo so, per l'ennesima volta sono sparita, ma questa volta per una buona ragione, che sta qui sotto a me. Non so se riuscite a vedere una manina. Sì, ma mangiamo, deve mangiare. Allora, Francesco finalmente è nato, finalmente quasi più di un mese fa, il 5 febbraio, e quindi diciamo che ho avuto bisogno di un po' di tempo per riprendermi, perché non è stato per niente facile. Allora, è stato un mese di grandi emozioni, forti e intense. Lui è bravissimo, quindi comunque grandi problemi per adesso non abbiamo avuti. Però comunque la vita cambia, cambiano i ritmi, quindi il mio ultimo pensiero era YouTube e fare video, anche perché ero abbastanza impresentabile, come forse sono anche oggi, non è che mi sia data chissà quale sistemata, però video verità. E quindi niente, appunto, vi volevo solamente aggiornare che Francesco è nato, si sta arrabbiando perché dobbiamo mangiare, no amore? Ah, eccoci qua, pausa biberon, perché doveva mangiare e stava reclamando, giustamente, bello mio, il suo biberon, perché sì, purtroppo non l'ho latto al seno, ci ho provato ma non c'è stato verso. E questo video è un video breve, aggiornamento appunto per il fatto, per dirvi che Francesco è nato il 5 febbraio, quindi quasi 2 mesi fa. Perdonatemi se giustamente non ci sono stata, ma capite bene che mamma lo sa, bisogna un attimo abituarsi ai nuovi ritmi, anche se lui è bravissimo. Dorme la notte, si sveglia veramente per mangiare, per quelle 3 ore, 3 ore e mezzo. Adesso stiamo cercando di dare anche alle 4 ore. Dorme nella sua culletta, è bravissimo. Anche durante la giornata, a parte quando c'è momenti suoi, giustamente è sempre un neonato, non piange quasi mai, solamente quando ha fame ne butta tipo giù un palazzo, per quanto piange, però per il resto tutto ok. Ovviamente i primi mesi, il primo mese soprattutto, e le prime settimane sono tragiche tra virgolette, nel senso che giustamente le mamme e i papà sono in preda al panico perché non sanno come comportarsi, specialmente quando è il primo figlio, e soprattutto quando in ospedale non ti danno nessuna direttiva utile per poter appunto accudire più che altro un bambino i primi giorni dopo la dimissione dell'ospedale, e quindi di conseguenza siamo stati un pochino presi da lui, anche perché volevamo godercelo appieno. È diventato un panzalotto, pesa 4,1 kg adesso, fate conto che è nato di 3,140 kg, e siamo usciti dall'ospedale 2 giorni dopo che aveva fatto un calo, era arrivato a 2,9 kg più o meno. Poi abbiamo avuto un po' di problemini le prime settimane con il peso, perché con il mio latte praticamente non gli bastava, e quindi abbiamo dovuto dare l'aggiunta, e poi da lì il latte mio è andato a farsi benedire, eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia. Comunque ci hanno lasciati, anzi vi ho lasciato, con il video sulla valigia del parto, che ho visto che vi è piaciuto tanto, e fate conto che di quella valigia avrò usato sì e no 4 cose in croce, a parte i vestitini suoi, che comunque erano enormi, perché lui è nato di 48 cm, invece quello che avevo preso io, a parte l'antutina, era di 50, il resto era tutto 53-56, quindi ci navigava, vabbè, lasciamo stare. Diciamo che delle cose della valigia ho utilizzato sì e no 4 cose in croce, perché dovete sapere che il mio parto, grazie a Dio, è stato un parto velocissimo. Io ho partorito con la mia maglietta e con i miei pantaloni e le mie scarpe sparse per l'ospedale, e perché andavo da una parte all'altra ed è stato talmente veloce che da una parte ho lasciato una cosa, in un'altra camera ho lasciato un'altra, cioè non vi dico. Se vi fa piacere vi faccio un video a parte per il parto. Vorrei farlo più che altro perché voglio che sia utile per le persone che come me hanno ricercato dei video prima di partorire. Tutti quanti mi hanno detto no, non vedere video, non guardare esperienze, non sentire varie pareri, perché ogni parto è a sé. E dopo il mio parto lo posso confermare, ogni parto è a sé. Quindi vi possono dire qualsiasi cosa, ma poi alla fine non sapete mai come andrà a finire. Io ero convinta di fare un'induzione, di stare 10.000 ore a fare un travaglio enorme e lunghissimo. In realtà il tutto si è sviluppato e si è, diciamo, concluso in un paio di ore. Un travaglio brevissimo, ma non mi sarei aspettata neanche le infermiere e i dottori che erano nell'ospedale. Comunque questa è un'altra storia. Per quanto riguarda i video che vorrei portare sul canale, anzi a proposito, iscrivetevi al canale perché adesso giustamente c'è una new entry e spero di riuscire a inserirla nei miei video, anche perché adesso la mia routine è cambiata, magari può essere utile
qualche mamma, come anche qualche mamma può essere utile a me perché mi può dare dei consigli, visto che è sempre il primo figlio e molte cose purtroppo non si sanno. E anche se l'istinto materno prevale su tutto, l'ho capito da subito, fino ai primi giorni dell'ospedale. E comunque stavo dicendo, siccome ho ricevuto parecchi messaggi, che è successo amore? Sulla macchina del pane, perché ho visto che nel frattempo la Lidl è ritornata di nuovo il 1º marzo. Anche il Maison Cuisine è andato via, non sono riuscita a comprarla. Vabbè, questa è un'altra storia, anche questa. E vorrei fare altri video sulla macchina del pane, perché ho visto che me ne avete chiesti parecchi e quindi vorrei farne alcuni, per appunto farvi vedere come funziona. E poi ho degli altri elettrodomestici che vorrei provare con voi, che mi sono stati inviati, e quindi ho un po' di video da fare a proposito. E niente, insomma, quindi così, volevo un pochino aggiornarvi. Sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace per supportarmi e per farmi capire che i miei video vi piacciono. Niente, quindi spero che questo video aggiornamento sul nuovo arrivo, che è sempre qui sotto, vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!